Ciao a tutti ragazzi, scusate se mi vedete vestita come prima, ma colgo l'occasione che ho del tempo per registrare diversi video e caricarli man mano nel tempo. Questo sarà il video dei preferiti di dicembre 2016. Chiudiamo l'anno in bellezza, insomma. Vi auguro a tutti comunque un anno nuovo e un anno bello, che tutte le cose che vogliate si avverino, lo spero anche per me ovviamente. E incominciamo subito con le mie domandine perché sapete che non me le ricordo mai. Canzone, canzoni preferiti del mese che dovete sicuramente già sapere a memoria che sono sempre più di una. Quindi iniziamo subito con questa qui che se avete seguito X Factor la conoscerete. È Gaia e con New Dawns. Questa era la prima canzone, secondo me è veramente molto molto bella, ascoltatela, si chiama appunto New Dawns. E l'altra canzone che mi è tornata veramente testa, non so neanche il motivo veramente, è questa che è I Knew You Were Trouble. Questa era la canzone e si chiama I Knew You Were Trouble di Nicole Cross e veramente mi è tornata in testa e l'ho voluta ascoltare veramente tutto questo dicembre. Quindi questa non poteva non essere uno dei preferiti. Come film, telefilm del mese, ci devo pensare un attimo perché ho veramente guardato tantissime cose, però mi sono un attimo fermata con la mia fissa che sapete tutti che è Once Upon a Time perché ho finito la quinta stagione. Un attimo di silenzio per me, perché non si può. Io non so cosa succederà nella sesta, so cosa è finito nella quinta, no, non si può. Io giuro che troverò l'email dell'autore. Gli scrivo e gli mangio la faccia perché non è possibile. Quindi questo diciamo che sia stato un preferito come serie TV, l'ho accantonato un attimo perché non voglio andare alla sesta perché da quello che so sono fino al 10-11 episodio e non, cioè se l'inizio me la mangio, quindi dopo arrivo che sono così perché non posso andare avanti perché non hanno ancora trasmesso i nuovi episodi, quindi no, l'ho accantonato un attimo. Ho invece, avevo già iniziato, ho visto solo la prima puntata, non so se vi ricordate, di American Horror Story e la prima puntata ero un po' tipo, perché fanno queste cose? Perché è molto strana come serie, non è per tutti, non fa paura, io sono veramente una di quelle che guarda i film così, quelli dell'orrore perché ha paura di tutto, ma questo. Cioè, anche se magari mi metto le mani davanti agli occhi perché c'è quella scena con quella musica un po' inquietante, dopo mi scopro subito perché dico, ma che cavolo, non fa paura sta cosa. Però veramente è molto 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 bella perché comunque racchiude molte cose. Infatti avevo visto solo la prima puntata e l'avevo accantonata e avevo continuato con Once Upon a Time. Invece adesso è successo l'inverso, ho accantonato Once Upon a Time e ho ripreso questa serie. Ho detto, vabbè, diamole un'altra possibilità, perché sì, mi era piaciuta, ma non così tanto, no? Mi sono mangiata la prima stagione, io ogni giorno, mi sono vista 5 episodi ogni giorno, l'ho vista in 2 giorni questa serie TV praticamente, la prima stagione ovviamente, e ho iniziato anche la seconda. E
E quindi, insomma, vado un po' in fissa con questa serie TV in questo mese. Come film ho rivisto, perché hanno trasmesso, vabbè, 300 cose, tra cui Grinch, ho visto anche di nuovo L'era glaciale, sia il 4 con mia mamma, che non avevo mai visto mia mamma, e gli è piaciuto un sacco. E ieri sera ho guardato con tutta la mia famiglia L'era glaciale, il 5, Rotta di collisione, e veramente per me è bellissimo. Ed è piaciuto un po' a tutti, diciamo, anche se mia mamma era talmente stanca che si è addormentata, glielo farò rivedere, però a mio papà è piaciuto. E niente, questo quindi un po' come cinema, queste cose qua. Come profumo del mese, non lo conoscerete praticamente nessuno, perché ho trovato un campioncino in casa e l'ho provato e mi è piaciuto tanto. È per uomo, ma sappiamo tutti che le profumazioni da uomo fanno impazzire tutte le ragazze. E questo assomiglia un po' ad Acqua di Gio, quindi quel profumo tenue ma forte allo stesso tempo, ci capiamo, no? Andata ad annusare Acqua di Gio, ci capiremo. Questo è Gianfranco Ferre ed era un campioncino e sì, mi sta piacendo, non lo ricomprerei perché comunque non è così indispensabile per me, cioè ci sono molte altre cose che mi fanno più impazzire. Però questo mi è piaciuto veramente, veramente molto e quindi lo metto nei preferiti di dicembre. Come accessorio preferito del mese è questo che sto portando ed è la collanina che vi ho già fatto vedere, penso di averlo già caricato perlomeno, nei regali di Natale. Questa è la collanina farfalla che mi ha regalato mia zia e secondo me è molto molto carina. E tra l'altro come preferito del mese di accessorio ho anche l'anellino di Pandora a corona che conosceremo più o meno tutte. Quindi proprio easy easy questi accessori. Come prodotti del mese invece preparatevi perché ce ne sono un botto. Primo prodottino che vi mostro, pesco e non guardo. Questo che vi ho fatto vedere anche come regali di Natale ed è la Prizly My Pro Pencil di Benefit, che era nel kit che mi ha regalato l'amica di mia mamma e questa è veramente fantastica. L'ho usata, come ho detto già, nei regali di Natale poche volte, ma la userò tantissime volte perché è veramente vita questa matita e quando la finirò ne comprerò altre 300 perché è la fine. Per chi non avesse visto il video andatelo a vedere e come ho già detto ha la puntina molto molto sottile per definire bene le sopracciglia per andare a ricreare proprio il vero peletto e dall'altra parte ha lo scovolino per andare a sfumare il tutto. Insomma, non vi sto a parlare tanto di questo prodotto perché l'ho già fatto nel video precedente. Un altro prodottino di cui ho parlato nel video precedente è questa e la metto assolutamente nei preferiti. È una crema mani bacio sotto il vischio con estratti di cannella di vischio di Bottega Verde. Vi ho fatto anche lo swatch sulla mano e l'ho messa anche prima, quindi profuma veramente tantissimo. E niente, questa idrata, estratti tutti naturali di Bottega Verde. Per chi non la conoscesse, andateci a fare un giro perché ha veramente molti prodotti validi e molto molto buoni. Come altro prodotto è una Yankee Candle che mi sono fatta un regalino io prima di Natale. E questo è il Christmas Cookie. E questa qua, ragazzi, sa veramente di biscotti appena sfornati. Come se ci fosse mia nonna su che li sta cuocendo. Perché questa, perché non è nauseante come odore, sa proprio di biscotti andata ad annusarla, non so come spiegarmi, è questa qui. E come vedete è restata accesa un bel po' perché veramente la adoro e la metto subito nel mio cassettino delle Yankee e di tutte le mie candele profumazioni perché sono molto fissata con queste cose, lo dovreste sapere. Altro prodottino che mi sono comprata io, ma già da un po', è questo, il Garnier Skin Active con acqua micellare bifase con olio d'argan. Vedete che sono già a metà e si vede che sopra c'è l'olietto, questa va scossata ogni volta prima di usarla, in modo che si amalgama tutto. E io questa la uso solo ed esclusivamente per gli occhi, sia quando ho solo il mascara, sia quando ho solo ombretto, cose più pesanti, perché questo voi l'appoggiate, tirate via e non c'è più niente praticamente. Questa è veramente buona, sono 400 ml, tra l'altro c'è dentro l'olio d'argan che va anche ad idratarvi l'occhio, ad idratarvi le ciglia, a renderle più forti. Questo mi è piaciuto veramente, veramente molto. Un altro prodottino, strano ma vero, è di Essence, questo ce l'ho da un botto di tempo e l'ho ripresa fuori da poco, è nella tonalità 02 medium e mi è cascata anche, infatti si può vedere dal fatto che se l'aprite è a doppio scompartimento, invece doveva essere legata qui.
non era così la terra, era metà illuminante e metà questo marroncino qua per il bronzer che ho su anche oggi e mi piace molto molto molto. Anche perché prima la terra, il bronzer, chiamatelo come volete, era un po' troppo aranciata per me. Adesso se ci mischio anche l'illuminante mi va a fare un colore quasi adatto alla mia carnagione. Quindi questo mi è piaciuto molto in questo mese di dicembre, anche perché utilizzo le cose un po' più scure nei mesi freddi perché non voglio avere quell'incarnato molto flash, perché quello lo uso più per estate, primavera. Quindi questo per... Ecco, la mia terra adesso è ancora più rotta perché mi è ricaduta, si vede che è proprio sfigata. Mi si è rotta tutta qui e ho dovuto riaccattare tutti i pezzi. E mi viene da piangere. In questo momento mi viene molto da piangere. È tutta briciole. Continuiamo. Un altro prodotto che ho visto usato anche tanto dalle americane, ma non ho trovato proprio quello, è questo, il Nivea Men Sensitive Balsamo Dopo Barba. Usato come primer, ho provato la confezioncina piccola in modo che se non andava bene almeno ne avevo poco da usare, no? E loro usavano un altro però, era la confezione quella più azzurrina, però vi assicuro che anche questo come primer funziona molto molto bene e sa di un profumo da uomo, sapete, quelli molto buoni dopo che si sono fatti la barba e a me almeno fa impazzire. Prima di andare a letto ho preso la fissa di utilizzare questo, che è di Avon e si chiama Sleep Therapy. Sa di melone. È un balsamo, vedete, che va messo qui sui polsi o sulle tempie, dove meglio preferite, e è un balsamo che fa dire meglio, che fa rilassare e vi assicuro che è veramente molto molto buono, infatti lo uso ogni giorno, ogni notte prima di andare a letto e infatti ce l'ho sul comodino. E sul comodino ho sempre questo di Kiko Night Balm. E vedete, questo qui, che la confezione secondo me è molto molto elegante. Ed è un balsamo labbra che va a riparare se avete delle screporature. Il giorno dopo non le avete più, ve lo assicuro. Questo è molto buono e anche questo ce l'ho sul mio comodino. Prima di andare a letto me lo do su tutte le labbra, anche sul naso, proprio tanto sono a letto, chi mi vede, cioè cose così. Abbiamo finito i prodotti. E come cibo del mese cosa non mettere se il cenone di Natale, che io lo faccio in genere, l'ho fatto anche quest'anno il 24 sera, mangiamo tutti insieme, quindi tutte le cose che c'erano gli spaghetti con il salmone e la panna, c'era il tortino che adoro di mia nonna che fa con la zucca e il formaggio, il Philadelphia, queste cose qua, cioè fine del mondo, quindi questo come cibo del mese. Come evento del mese ovviamente è dicembre, quindi Natale e ci sarà anche Capodanno il 31, l'1, 31, 1, mezzo. E quindi c'è questi eventi qua, anche i futuri che ci saranno, fantastici, adoro questo periodo. Si è a casa, non si fa niente, si riesce a registrare di più i video, si festeggia con la famiglia, si ricevono regali, si fanno regali, in genere c'è tanta felicità, quindi... Mi piace questo periodo. E come lettura del mese, ahimè, non sono riuscita a leggere molto perché era il fine scuola, quindi ci danno veramente tante tante verifiche e ero sempre sull'autobus a ripassare per la verifica che avevo quel giorno lì o quelle successive. Quindi semplicemente è il libro della scorsa preferito del mese che è Il Cerchio. Vi invito ad andare a vedere i preferiti del mese di novembre. È lo stesso libro e sono andata avanti massimo di 30 pagine, quindi non ho neanche più la voglia di mettermi lì a leggere, perché quel momento libero che ho, o esco, oppure sto qui a registrare video, oppure testo altri prodotti, oppure non lo so, mi metto avanti con i compiti, non ho niente, non ho più veramente tempo, perché se non ho scuola, la scuola normale o la scuola di canto, quindi ho tutti i buchi impegnati e veramente mi è difficile. E come unghie del mese, prima avevo quelle rosse tutte glitterate, adesso ho queste qua, quindi insomma un semplicissimo French, niente di che, le unghie sono mie, non ho più la ricostruzione, ma ho il gel semplicemente.
Quindi io spero che questo video, come tutti gli altri, vi abbia tenuto compagnia. Vi mando tanti baci. Iscrivetevi al canale, mettetemi un pollice in su e ditemi nei commenti qual è il vostro prodotto preferito, se avete provato qualcosa uguale al mio o se avete qualcosa da consigliarmi. Aspetto i vostri commenti che leggerò sicuramente tutti. Vi mando tanti baci, al prossimo video. Ciao!